Ciao a tutti, sono Marco del sito videlab.it. Questo è il secondo videocorso di PHP e andremo a vedere le variabili e gli array. Riprendendo il file creato appunto durante la prima video lezione, avevamo visto come implementare una piccola porzione di codice PHP all'interno di un file HTML. In questo caso non faceva altro che restituirci la parola ciao stampata a schermo, in questo modo. Ecco qui, come vedete viene scritto semplicemente ciao. Diciamo che in questo videocorso andiamo ad introdurre quindi le variabili che in questo caso modificherebbero il codice in questo modo. Vi faccio subito vedere un piccolo esempio e poi vi spiego come sono e come vengono utilizzate. Le variabili vengono tutte quante definite tramite il segno del dollaro. Ogni linguaggio di programmazione ha il suo modo. Quello di PHP, appunto, ogni variabile deve essere anticipato il nome della variabile dal simbolo del dollaro. Quindi in questo caso avremo dollaro saluto. E andremo a mettere all'interno di saluto ciao. A questo punto non occorre più scrivere all'interno dell'eco direttamente ciao, ma possiamo andare ad inserire la variabile. Quindi avremo eco saluto. Rispetto alla versione precedente, dove veniva scritto semplicemente ciao, c'è un punto esclamativo per differenziare, con questo metodo delle variabili andremo a posizionare il saluto all'interno di un contenitore, appunto una variabile, e di conseguenza andiamo a scrivere il nome del contenitore. A schermo ci verrà mostrato il contenuto del contenitore, che in questo caso appunto è ciao con il punto esclamativo. Andiamo a vedere un'anteprima. Eccoci qua. La stessa identica cosa la possiamo fare utilizzando un insieme di saluti, ad esempio. Quindi possiamo fare una prima variabile, quindi mettendo ciao, seconda variabile. Un saluto più formale, possiamo mettere ad esempio buongiorno e buonasera. Ecco questo punto possiamo andare a rinominare le variabili saluto, saluto 1, ops, saluto 1 e saluto 2. Andando a specificare all'interno dell'eco il numero della nostra variabile, quindi il nome più precisamente, in questo caso ad esempio saluto 2, e lanciando il demo, possiamo vedere come appare scritto buonasera. Questo qui è un ottimo modo per rendere appunto un saluto ad esempio dinamico, perché potremmo fare che secondo ad esempio l'orario del giorno, ci appaia scritto buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, ad esempio. E questo qui semplicemente modificando il contenuto di una variabile. Il contenuto della variabile lo possiamo andare ad modificare in base a delle condizioni che poi vedremo più avanti. Sicuramente ci sarà un videocorso, credo che sarà il quarto, basato sopra le o il terzo, forse anche basato sulle condizioni, quindi il prossimo. Nel frattempo continuiamo a vedere appunto questo funzionamento delle variabili. La variabile in questo caso contiene un valore stringa, quindi testuale. Volendo possiamo assegnargli anche un valore numerico. Quindi diciamo ad esempio possiamo mettere il valore 5. In questo caso se io cancelliamo le altre, scriverò saluto uguale a 5. Appunto, verrà mostrato 5. Allo stesso modo, essendo un contenitore, però può contenere ad esempio il risultato di un'operazione. Ad esempio, 5 più 10 in questo caso ci restituirà non 5 più 10, ma 15 il risultato direttamente. Qualora volessimo mostrare il testo scritto come 5 più 10 proprio senza ottenere il risultato, dovremmo passarlo come valore stringa. In modo tale che viene visto come se fosse un testo e quindi non viene elaborata l'operazione. Continuando, possiamo
vedere anche altre operazioni, come ad esempio possiamo vedere una, facciamo così però, una divisione con le parentesi tonde, possiamo differenziare i calcoli, quindi in questo caso verrà effettuata prima la divisione e poi l'addizione. Andiamo a lanciare lo script e il risultato sarà appunto 10. Un'altra cosa molto importante, diciamo adesso in questo caso vi ho fatto vedere molto rapidamente le variabili, sono le costanti. La costante, dicevo, le costanti non sono nient'altro, diciamo il meccanismo è un po' simile alla variabile, con l'unica differenza che appunto il contenuto non varia, quindi rimane per l'appunto costante. Per definire una costante in PHP utilizzeremo il comando define. Define, aperta, chiusa, nome della costante, che in questo caso sarà, non so, ad esempio, nome sito. Per comodità, solitamente i nomi delle costanti vengono definite con caratteri maiuscoli. Quindi in questo caso avremo appunto nome sito, virgola, il contenuto che vogliamo dare alla nostra costante. Quindi la costante nome sito conterrà l'indirizzo vidlab. A questo punto, se io scrivo il nome della variabile, in questo caso non serve il dollaro, non deve essere utilizzato, basterà appunto scrivere echo nome sito e lanciare il nostro script. Il risultato sarà vidlab.it. In questo modo abbiamo visto come poter definire appunto delle variabili e delle costanti. Le costanti, diciamo, vengono sempre utilizzate quando si devono utilizzare valori che non cambiano mai all'interno del nostro script. Le variabili invece sono dei contenitori, vediamoli come una sorta di cassetti, il quale contenuto può essere variato a secondo delle nostre esigenze e quindi anche riutilizzate. Come ultima cosa andiamo a vedere un array. Un array non è nient'altro che un insieme di variabili. Potrebbe essere visto come una sorta di cassettiera che contiene tutti i nostri cassetti. In questo caso definiamo appunto il nostro array con nome cassettiera. Ok, all'interno andremo a mettere, ad esempio, nel primo cassetto andremo a mettere magliette. Nel secondo andremo a mettere pantaloni, nel terzo sciarpe. Perfetto. A questo punto, per mostrarlo a schermo, possiamo utilizzare ad esempio echo cassettiera aperta quadrata 0. Allora, 0 cos'è che indica fondamentalmente? Semplicemente il nostro primo indice dell'array, quindi in questo caso il 0 equivale a magliette, il primo cassetto. È importante ricordarsi che il numero degli indici parte sempre da 0 e non da 1. Quindi in questo caso avremo magliette, andiamo a vedere, se si deve salvare, sì, ecco qui ci viene restituito appunto magliette. Cioè il contenuto del primo cassetto del nostro array, della nostra variabile, diciamo così, del nostro indice più correttamente. Se noi volessimo scrivere anche gli altri valori, sarà sufficiente aggiungere gli altri indici. Ad esempio 1 e 2. Aggiungiamo alla fine uno spazio col codice HTML. Giusto per poter separare visivamente il risultato. Ecco qui. A questo punto abbiamo appunto definito i tre eco. Vado a stampare a video ed otterremo magliette, pantaloni e sciarpe.
Gli array, diciamo, sono un argomento molto vasto. Verranno approfonditi nel successivo videocorso. Per questo è tutto. E vi ricordo, di andare a visitare il nostro sito direttamente www.vidrab.it e la nostra fanpage su Facebook, appunto raggiungibile dal nostro sito. Grazie a tutti, alla prossima.